Eccoci qua, siamo giunti all'ultimo episodio del DLC di Cassette Beasts. Vediamo cosa ci attende. Una volta che abbiamo completato tutte quante le attrazioni, Gwen vuole parlarci, andiamo. Salve Link, vedo che hai messo fuori solo l'ultima macchina infernale. I miei più profondi e sinceri ringraziamenti. Qualcosa ti ha rattristato? L'affiatamento che c'è tra te e Kaylee mi ha riportato alla mente vecchi ricordi. Anche io avevo amici intimi una volta, abbiamo viaggiato insieme e visto tantissime cose. Non ho costruito quelle macchine solo per il molo. Credo che volessi fabbricarmi dei nuovi amici per rimpiazzare quelli che avevo. Fabbricare dei nuovi amici? Lo so che sembra sciocco evocare illusioni e renderle reali, creare qualcosa di nuovo nell'universo con la pura volontà. Noi non siamo proprio in grado di farlo. Però ci sono andata molto vicina, vero? Con le mie macchine infernali. Una volta che il modo di Brightside sarà aperto al pubblico, avrà molti altri umani da usare per il mio progetto. Morganti diceva sempre che quelli come noi non possono davvero creare nulla. Quelle sono cose per voi umani, ma se si comincia con un umano e si continua da lì, se ne può fare tanta di strada. Cosa? Perché quella faccia? Per qualcosa che ho detto? Allora, conoscevi Morgante, ci fa dedurre che lei magari era un arcangelo, o è un arcangelo? Mentre le macchine infernali sono fatte con esseri umani? Sì, è il mio ingrediente segreto. Inizi con un umano e lo dispieghi per bene per renderlo come noi. Non siete i primi esseri umani a navigare qui con la mia piccola barca a remi, ma sarete sicuramente i miei preferiti. Quindi, sei un arcangelo... Hai detto che non sapevi cosa fosse un arcangelo, che è quella più logica? Te l'ho detto, non so cosa significhi quella parola. E allora, che cosa sei? Io sono Guenivar, l'incarnazione delle illusioni, e un tempo egregore della corte di Aleph. O solo Gwen, se preferisci. Aleph è morto, e noi l'abbiamo ucciso. Morto? Beh, ha un suo senso. Aleph non era molto bravo a farsi degli amici, ma aveva un gran talento nel farsi dei nemici. Non che gli egregori come noi muoiano, come intendete voi, ovviamente. Ormai i miei vecchi amici, in un modo o nell'altro, se ne sono andati tutti. Vivere mille vite in compagnia di altri solo per ritrovarsi soli? Non puoi nemmeno iniziare a immaginarti cosa significa. Link, non possiamo lasciarglielo fare. Non possiamo permetterti di fare esperimenti sugli umani o devi mettere fine al tuo progetto? Cioè, la prima è ti fermiamo noi, o la seconda è ti fermi da sola. Ti fermiamo noi, dai. Vabbè. Tutto ciò che faccio è per l'umanità. Tutto ciò che ho mai fatto è stato per dare ricchezza alle vostre vite. Per ere in memoria vegeto nel cosmo connesso portando gioia all'umanità. Ecco perché indosso questo aspetto umano. Ho ancora molto altro da donare. Se pensate di potermi fermare, accomodatevi. Ok, allora, siamo pronti? Il livello di difficoltà è rimasto invariato proprio per darmi una piccola sfida. Ma devo un attimino mettermi i fusilli, perché sennò, ragazzi, non si va. Eccoci qua, perfetto. Penso che ci siamo, no? Venghino, venghino, signore e signori, lo spettacolo va a cominciare! Arcangelo Guenivar, capocomica delle illusioni. Siamo arrivati al pezzo forte della serata, un numero mozzafiato. Livello 79, altino. Va bene, va bene. Mi fondo subito? Sì, mi fondo subito. Vai. Gimbella. Che nome brutto, però. Gimbella. Vado subito con Gintossicazione, che se mi va di fortuna mi ricarica tutti quanti i punti. Rimborso, e funziona rimborso. Let's go. Bomba glitter, divento di glitter. Peccato. Peccato, i miei prossimi attacchi che dovrebbero effettivamente dare una copertura potrebbero essere di glitter. Vedi, sputo. Quelli normali sono glitter ora. Gintossicazione o cannone di vetro? Cannone di vetro, che magari mi fa rimborso PA ancora una volta, se mi va di molta fortuna. No, non me l'ha dato. Accidenti. Però le ha fatto male, le ha fatto, eh.
Spruzzo! Che fa spruzzo? Niente. Cannone di vetro, ancora una volta, dai. Che le fa male? Critico, buono. Ah, schiamazza, aiuto. Ah, un saltimbanco lì, chi è? E fa anche a casaccio, che è una passiva ovviamente. Cioè, lei mi fa critico, mi fa 85 di critico. Io farei un muro d'aria, così al prossimo turno ho l'attacco del potere fusione, che non credo utilizzerò, non lo so, perché, cioè, la distruggo in questo caso, quello, visto quello che le faccio con cannone di vetro. Ah, non ha fatto l'attacco più... Non si è caricata? Che strano. Sono nato dall'amore dell'umanità per la creazione. Perché non volete che contraccambi quell'amore? Perché volete che resti così sola? Ma guarda, tesoro, io non voglio che tu resti sola. Sbriciola. Ma rompe i muri, sbriciola. Si fa male da sola. Rete idrica. Che cosa si è messa davanti? Allora, ascoltami, Guinevar. O Guinevar, come si dice. Io non voglio che tu resti sola, però mi costringi a farti restare sola. Come la mettiamo? A resistenza al prisma, al glitter. Mi ha fatto rimborso PA. E io come faccio a resistere, ragazzi? Come faccio? Io non posso resistere. Oioi. Chiama aiuto. E fallisce. Potere fusione un'altra volta. È fatta comunque, è finita ormai. Se fa casaccio e mi fa l'attacco, delega, fallito. Vabbè, cannone di vetro e finiamola qui. Purtroppo questa battaglia è molto deludente da tutti i punti di vista. Per quanto forte potesse essere, non è che sia stata chissà quanto eccitante. Però non è ancora finita qui. Cioè, contro di lei sì, ma con il DLC no. Mi arrendo. Non ho più forza di lottare. Non cercherò più di creare un essere egregore da un umano. Non interverrò più sulla vostra specie. Avete la mia parola. È meglio così. In cambio chiedo solo questo. Promettete di venire a trovarmi qui al molo di Brightside di tanto in tanto, in due? Ma certo. Ah, grazie, Link. E tu cosa farai? Cosa farò? Ho bisogno di tempo per decidere. In fondo di tempo è nell'abbondanza, a differenza della tua specie. La solitudine non mi basta più. Ho ancora il molo, ovviamente. Amo questo posto più di ogni altra cosa. È stato l'ultimo dono di Aleph, che lo ha colto da un mondo morto da tempo. Nonostante Aleph non provi compassione per gli esseri umani, o meglio, ci prova compassione solo se, tipo quella che ha provato per noi, dicendo non attaccherò il vostro mondo umani, quando abbiamo appunto tentato di sconfiggerlo, nella main storia, però ha preso questo molo di Brightside da un mondo ormai morto da tempo. Forse, in fondo, non era proprio malvagio, voleva solo compagnia. Quando la corte di Aleph si è sciolta, ho deciso di isolarmi qui, abbastanza vicino alla vostra isola, da potervi osservare tutti. Volevo essere più vicino alle persone, alle vere persone mortali. Io amo davvero voi umani. In qualsiasi mondo siete sempre gli stessi. Create storie, musica e arte per spaventarvi e deliziarvi a vicenda. Vuoi sapere qual è l'unica cosa che gli umani creano sempre in qualsiasi tempo, luogo o civiltà? I mostri. Comunque sia e comunque vada, l'umanità inventerà sempre i mostri. Alla prossima volta. Abbi cura di te, Link. La prossima volta è questa. Ciao. Biglietti premio. Ma mi manca un biglietto premio per la chiave del magazzino. Se mi manca un biglietto premio, il problema è da ricercarsi alla zona cosmica, la prima che ho fatto, vero? Nella zona solare. Qui, da questo punto, è molto nascosto proprio, eh. Non so come
L'abbiano pensato, eccolo qua. Non è facile per niente da trovare. Comunque, ci avevo in mente che mi mancasse un biglietto perché quando ho visto che non erano 8 i biglietti che avevo dopo aver fatto la casa, ma erano la zona cosmica, erano solo 7, ho detto ok, l'ho mancato sicuramente alla zona cosmica. Magari poi ci ritorno. Ed infatti, eccolo qua. Eccomi qua, chiave del magazzino. Perfetto. E poi la chiave del magazzino rimane, ma non si può più acquistare perché ce n'è solo una. E anche perché non ce ne servono altre. Allora, questa lotta sarà difficile visto il livello alto. Non punto minimamente a registrare la creatura che andrò a liberare in questo momento. Anche perché se avete visto il video del bestiario completo, sapete com'è. Abbiamo appena fatto uscire quella cosa. Seguiamola. Va bene. Si apre, è pronta la lotta. Ad ombrello, malagurio. Livello 75. Se avessi messo il livello più basso, sarebbe molto più basso, ma non è un problema. Non ho più di compassione. È un'abilità molto carina la sua. Se sbagli l'attacco, compassione ti fa prendere un PA aggiuntivo. Ottimo, direi. Facciamo un po' sputo con Kaylee che colpisce tutti. Tanto lo confondiamo per sicurezza. Sarebbe da fondere e fare un attacco potente per mandare magari tutti quanti a nanna ed evitare che si potenzino ulteriormente. Effetto farfalla è molto forte, attenzione! Schivata nulla per Kaylee e raffreddato. Fondersi non è più una bella idea ora. Muro d'aria. Non male. Dai, almeno ci difendiamo per questo turno, dai, che tanto ci rompono subito. Fondo. Devo. Sto turno me lo sono passato un attimino tranquillo per recuperare le energie. Anche la schivata è nulla, non mi interessa la schivata è nulla, a me interessa la precisione. Ecolocazione mi sa che se ne va, se tutto va bene, il turno dopo e non questo. Se tutto va bene però. Perfetto, allora. Potere fusione. Su tutti in realtà va, quindi. E ci leviamo ritorno almeno 2 amplepre. Ad ombrello non l'ho preso, però rimborso PA. Schivata nulla solamente, perfetto. Potere fusione ancora una volta. Let's go. Ok, ora che la precisione non è più sbagliata, nessun rimborso PA, non ci importa. Cannone di vetro. È andata molto meglio di quanto sperassi. Allora. Voglio fare la Chad Move, no? Ci provo. Ma ci provo una volta, massimo due. Poi finita, eh. Se non ci riesco, non ci riesco. Muro d'aria per Link, che è quello che va a catturare. A cercare di registrare. 14%, niente. Praticamente zero proprio. È uguale. 14% devi avere una fortuna infinita per registrarlo. E infatti registrazione fallita. Ma ci riprovo perché ho ancora il muro. Se non sbaglio, ad ombrello l'ho preso con un nastro ottico, quindi quello che cattura al 100%, che registra al 100%, sì. Se non ricordo male. Proprio per avere la fortuna massima. Poi non è fortuna quando lo registra al 100%,
Ci siamo capiti. Tensione. Tensione. Ah, ci ho voluto provare. Dato che ho ancora un turno di muro. Vada come vada, questa se lo avveleno è finita, cioè, proprio. Non è che mi interessa particolarmente averlo su questo salvataggio, ce l'ho nell'altro che. Tra l'altro quell'altro salvataggio è completo al 110%, ho tutto ciò lì, quindi. Fatto tutto quanto, quindi non è un problema prenderlo. Ma dai! Ma vieni! Ma vieni, grande! Perfetto! Si dice che l'enigmatico Adomprello, sì, vabbè, i nomi, sia un malaugurio. Cavalcando refoli di vento crudele come un acquedotto in una corrente ascensionale, appare solo dove incombono disastro e sofferenza. Beccatevi questa, pure Adombrello preso, vai. Certo, mi sarebbe piaciuto prenderlo e ce l'ho fatta proprio perché questa è la run che sto registrando per il canale. Quella che faccio per conto mio non conta, ovvio. E niente, ci è rimasto qualcosina qui sopra che non serve a niente. Se rientriamo però non c'è nulla, giusto? No, non c'è proprio niente di niente. Il molo di Brightside, quindi il DLC chiude così, in bellezza proprio. Io direi di tornare ad Harbour Town giusto per spirito di patata, diciamo, no? Per essere tranquilli e lasciarci questo molo dimenticato da tutti e da tutto. Alle spalle. Gwen ha detto: vieni a trovarmi qualche volta. Guarda, se vuoi farti degli amici, te ne porto un paio che non hanno niente da fare e possono stare con te. Se però magari leviamo un po' di nuvole perché tutti i giorni pioggia e vento e non va bene. Sono tornato. A proposito, che livello sei tu ora? 34, bello! Bene, bene, bene. Amici, allora direi che per questo video è tutto. Nel prossimo andrò a parlare con Niante perché ho completato tutte le richieste della bacheca a livello 3. E una volta che si completa la bacheca a livello 3, si sblocca il livello 4. Ma il livello 4 è importante. E vi spiegherò anche un altro paio di cosine che però non vi faccio vedere in video perché le ho registrate. O così credevo. Ma comunque ne riparleremo. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E ci vediamo al prossimo video che sarà probabilmente il finale di Cassette Beasts. Ciao!